No, qua non c'è Serafino. Serafino? No, manco qua c'è. Ma dov'è finito questo Serafino? Quando c'è, non ha bisogno, Oh, invece. dimmi che vuoi, stavo registrando San Serafino, dimmi. Ah, ok, ho capito. Comunque mi servi per dare la siga, potresti. Sì, va bene, come lo devo fare? Ok, perfetto. Allora, dovresti farla come Piero Angela, che ha dato la siga Super Quark, sai, l'hai visto bene. E, boh, prova a farla così, provaci, se non ci riesci, pazienza. Intanto almeno ci abbiamo provato, va bene? Ok. Ed E ora, ora, dalle parti Super stellari, Quark, sigla! sigla! Ok, Buongiorno a tutti, sono le 4:30 del mattino, siamo qui a osservare l'allineamento dei pianeti, ma vi spiegherò meglio nel futuro. Intanto vedete come osservo. L'allineamento dei pianeti ovviamente è un'illusione ottica perché nella realtà i pianeti non sono perfettamente allineati come li vediamo noi. Io sono riuscito a vedere Giove, Saturno, Marte, Venere e vabbè poi c'è la Luna, ma la Luna l'ho già vista molte altre volte. E in questo allineamento c'è Mercurio, vabbè, Venere, Marte, Giove, Saturno, la Luna. E Urano e Nettuno, ci sarebbe anche Plutone, però è un non è un pianeta vero e proprio. La particolarità di questo allineamento è che i pianeti sono nella loro posizione reale, cioè c'è prima Mercurio, poi Venere, poi la Luna che rappresenterebbe la Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e poi Nettuno, e infine Plutone, vabbè, però Plutone lasciamolo in disparte. Se non avete visto, a giugno dal 23 fino al 31 si potrà vedere questo allineamento, beh, dovete aspettare più o meno 20 anni, perché lo rivedremo infatti questo allineamento nel 2040. Ahimè, il video è finito, ma ci vedremo sempre qui su questo canale fra una settimana. Ciao!